Comincio dunque la trattazione di questo studio che io ho presentato sotto la scritta Io ragiono. E con la pura ragione desidero portarvi a tutte le risposte che nessun altro vi ha dimostrate. Non solo possibili di avere una qualche risposta, ma una risposta confermata da verità scientifiche. Mi riferisco a tutte quelle risposte che riguardano il contenuto, il valore da attribuire alla vita reale, a questo fenomeno che noi vediamo in atto e che in modo chiarissimo, riguardando il nostro corpo, è destinato alla tomba o alla sepoltura o, se volete, alla cremazione, comunque sia alla consunzione della nostra realtà corporea. Che cosa sia dello spirito nessuno ve lo dice, e le risposte in relazione all'essenza del nostro spirito sono state argomento della filosofia, lo sono tuttora, della fede, la quale, seguendo le intuizioni di iniziatori che sono stati chiamati profeti o comunque voi li vogliate chiamare, vi hanno portato alla luce delle risposte che derivavano esclusivamente dall'aspetto intuitivo. Secondo quello che percepisco io, la verità è questa. Siamo di fronte, occupandoci di questi atteggiamenti, a pure dichiarazioni di principio, affidate esclusivamente al fatto che chi le dice ci crede, crede che siano vere, poiché nessuno di noi ha la possibilità di entrare nei pensieri di un altro per toccare da vicino questa fede e vedere se è contagiosa. E comunque, anche se fosse contagiosa, niente verrebbe di soprattutto ragionevole a supporto di quello che la vita deve essere portata avanti secondo delle ragioni. Ci devono essere sempre delle ragioni per condurre la propria esistenza, anche quando sono quelle terra a terra di tirare a campare, sono ragioni. L'uomo è ragionevole quando non la usa, perché parte con dei presupposti di fede, corre un gravissimo rischio di affidarsi non alla ragione, ma alla sua pura intuizione. E poiché il processo intuitivo non è minimamente controllabile da processi di logica che ti possano confortare sul fatto che una tesi sia ragionevole più o meno, chi si affida all'intuito e compie un po' un salto nel vuoto. Può essere un intuito felice, può essere un intuito veramente infelice e deleterio. L'uomo che voglia organizzare in modo assennato la sua esistenza deve avvalersi un po' di tutti e due. L'intuito deve indicargli in un certo senso intuitivamente la vita. La ragione deve perseguirla, perché è come tentare di fare un viaggio. Quando noi vogliamo partire per un viaggio, dobbiamo sapere dove vogliamo andare.
se il nostro interesse fosse legato a tutti i punti della circonferenza del nostro intorno reale, capite bene che dove andiamo? Bisogna, all'interno di questa circonferenza che esprime tutto il nostro intorno, almeno intuitivamente avere fissato lì, lontano, un obiettivo da raggiungere. E dopo si può usare ogni metodo ragionevole per portare in porto il proprio disegno. E questo è l'argomento fondamentale di questo corso che io sto ricostruendo dalle basi nel tentativo di dialogare con voi, di ragionare con voi lentamente, piano piano, in modo che i concetti che io dico possano essere capiti. Capito che se io mi pongo l'obiettivo di andare decisamente a nord, ci sarà una sola strada per andare a nord. Quindi bisogna che la sapienza intervenga nel capire che se c'è un solo percorso che ti porta a raggiungere un obiettivo, solo quello è il percorso valido. Sarebbe una bella pretesa arrivare a nord andando non a nord ma a sud, a est, a ovest. Certo, ci potremmo anche tornare facendo un giro intero intorno alla nostra terra, perché se qui sulla terra si cammina sempre andando verso sud, a un certo punto si arriva anche a nord. Ma occorre proprio passare un tempo nuovo, come a un giro nuovo, e noi qui non abbiamo tutto questo tempo di arrivare al risultato per via opposta. Noi ci prefiggiamo lo scopo, terra a terra, di segnalare il percorso utile. Ecco, intanto io vi porto a fare una considerazione. Per quale motivo la scienza non è arrivata a dare risposta alle cosiddette domande impossibili: chi sono, da dove vengo, dove vado, c'è un al di là, la vita finisce veramente con la morte o questa vita introduttiva a un'altra, e se quest'altra c'è, quanto è lunga? Ecco, tutte queste cose la scienza e la filosofia non sono state in grado di risolvere. Per quale motivo? Perché se questa strada era la sola strada che, nell'esempio che ho fatto io, portasse a nord, tutti hanno seguito una strada diversa. Se si segue una strada diversa alla sola che possa portarti a raggiungere l'obiettivo, non ci arrivi e devi cambiare percorso, perché è chiaramente manifesto che il percorso che hai seguito fino a quel punto lì non ti porta a conoscere questo. Conoscerai tante altre verità, tanti altri luoghi, ma non quello. E visto che il fine fondamentale di questo corso è di arrivare là dove non sono arrivati gli altri, proprio per aggiungere nozioni alle nozioni che esistono ora, io non ho alcuna pretesa di buttare a gambe all'aria tutto il risultato della ricerca scientifica, come se voi credeste che io, per la bontà delle mie idee, deprezzo tutti
i risultati che sono stati raggiunti dall'uomo. Chi mi attribuisce una cosa di questo genere qui è semplicemente perché non ha conosciuto a fondo il mio pensiero, perché io sono un unificatore. La mia caratteristica fondamentale è questa: desidero accorpare tutti i contributi che sono portati da linee diverse, da tutto l'uomo. Volendo ritornare all'esempio che vi ho fatto, se alcuni contributi portano a est, altri a ovest, altri a sud, e manca il contributo verso nord, io, portando quel contributo diretto verso quel nord a cui nessuno arriva, non vado a dire che il nord è l'unica via che deve essere seguita, ma vado ad aggiungere quel percorso se si vuole raggiungere quel traguardo, quel fine, valutando tutta la bontà che esiste negli altri percorsi. Quindi il mio intervento, sia ben chiaro, lo dico ora a livello programmatico, non è di chi boccia la ricerca scientifica, di chi dice che hanno fatto tutti una grande quantità di sciocchezze, che questo è sbagliato, che questo è sbagliato, che questo è sbagliato. Non è così. Certo, in certi casi arriverò a dire che la valutazione che hanno dato come lettura di certi risultati non ha tenuto conto di alcune considerazioni che andavano valutate, e le introdurrò, perché anche queste considerazioni rientrano nel tentativo unificante di unificare tutta la conoscenza umana, sia quella legata al mondo fisico, sia quella legata al mondo psichico e della fede e della metafisica, ossia di ciò che sfugge al controllo della fisica. Ecco, è un bel percorso, molto molto ambizioso, che però corre un grande rischio, che è quello che io ho espresso nel primo punto, quando ho scritto: chiedo a chiunque si occupi di scienza e della conoscenza di non usare preconcetti di fede, perché ci potrebbe essere la stupidaggine che, poiché alcune ricerche, proseguendo nell'esempio che faccio io, portano a est, altre portano a ovest e altre portano a sud, che queste linee di orientamento, per favore, non impediscono la mia ricerca verso il nord, perché se io cerco verso il nord, lo devo poter cercare senza che qualcuno mi venga a dire: no, la ricerca valida è solo quella che punta a est o a ovest o a sud. La ricerca della verità deve poter seguire tutti i percorsi percorribili dalla verità, e deve trattarsi di una verità di ragione, perché se c'è la fede che l'unico metodo per conoscere la verità è secondo quella linea che porti a ovest, questa è una fede. Che quello sia l'unico percorso valido per scoprire la verità. I percorsi per scoprire la verità sono infiniti. Sono raggruppati in certi sistemi scientifici che vengono poi accettati, pubblicati sui libri, e questo come verità fondamentali che risultano da certe esperienze. Ma poi c'è una verità terra terra, spicciola spicciola, che riguarda la verità che esiste in ciascuno di noi. Ognuno di noi è portatore della verità, non della verità assoluta, ma di una verità che ha
tutti i crismi per essere vera, ma ha tutti i limiti che derivano dalle argomentazioni considerate per portare a quel risultato di verità. È un po' come la verità dei calcoli. Se io imposto un computer e gli metto i numeri 1, 2 e 3 e cerco la verità sommaria di 1 più 2 più 3 è 6. Questa verità non è la verità, perché è solo la verità vera, che è la somma di 1 più 2 più 3. Se aggiungessimo nei dati di base un più 4, ecco che quella verità cessa di essere 6 e diventa 10. La verità 6 è maggiore o minore della verità 10? Sono due verità, tutte e due, verità relative alla base che è stata considerata per ottenere il risultato di quel calcolo. Capite bene che diventa fondamentale, ragionando in questo modo matematico, che i dati che noi mettiamo siano dati validi, perché se noi immettessimo un dato che è non valido, il risultato del nostro calcolo è sempre perfetto, perché il computer è uno strumento che dà un risultato perfetto, ma in relazione ai dati che gli hai messo. E se c'è un dato che è così così, questo così così si evidenzierà nel risultato, che sarà così così anche il risultato incerto. Ecco, quando io faccio ragionamenti desidero che sia chiaro, devono avere la stessa validità di un ragionamento sommario di matematica, 1 più 2 più 3, e con la stessa certezza con la quale io arrivo a dire che la somma è 6, allo stesso modo bisogna che si arrivi a riconoscere vera la condizione risultante dai ragionamenti che io produrrò. Sia chiaro che non ci sia una fede nel fatto che i soli risultati validi debbano essere dati da 1 più 2 più 3 più 4, e quindi la fede che gli unici risultati validi sono il 10, perché è vero che 1 più 2 è 3, è vero che 11 più 2 è 13, che 151 più 1 è 152. Abbiamo infinite verità, tutte relative alla base che è considerata all'atto pratico. Quindi che non ci sia, per favore, un atteggiamento fideistico che per fede esclusiva, per esempio nella scienza sperimentale, arrivi a dire sono certi solo i risultati della fisica sperimentale. Questo è un atteggiamento che, per favore, non mettetelo in campo qui, perché è un atteggiamento fideistico, tutt'altro che vero, tutt'altro che dimostrato. Ripeto, se la verità dovesse essere solo quella che risulta dalla scienza sperimentale, la tua verità di te che mi stai vedendo adesso, che non sai niente di fisica, non sai niente di matematica, sei quello che sei, però hai la tua verità, quella tua verità è la tua verità. Nessun altro può avere l'arroganza fideistica di attribuire alla sua verità il dominio sulla tua verità.
È in questo modo che è ridotto il potere della dignità personale. Si mette in dubbio la capacità del soggetto singolo, tanto che a un certo punto oggi uno dei pericoli della nostra società è quello di trovarci di fronte poi a persone che, se non ricevono il supporto di giudizi di altri, sono incapaci di dire questo io credo vero, perché sono stati talmente demoliti nella loro certezza, nella loro dignità, nel loro rispetto che si doveva al loro libero arbitrio, sono stati talmente divisi che il potere ne fa l'uso che crede e li ammassa e li domina, perché se vuoi dominare qualcuno sfiancalo. Questo è l'atteggiamento dei violenti quando non riescono a convincere l'intelligenza di una persona, perché quella intelligenza segue i suoi criteri. Allora viene fuori un dottore psichiatra che interviene violentemente su di te e ti dice: tu stai delirando, mentre invece tu non stai minimamente delirando, stai semplicemente seguendo i percorsi della tua logica. Se avessimo davanti dei veri psicologi, essi saprebbero entrare nei ragionamenti logici che tu fai e smontarli nella loro logica, fino al punto da immettere in quella logica la logica che manca. Ma questa capacità tante volte non esiste, e allora l'unica difesa per comandare veramente in un modo intollerabile sta nel costringere voi a cure mediche che fiaccano la vostra intelligenza e la riducono praticamente a zero, togliendo l'amor proprio, la voglia di vivere. Certo, se avete anche delle turbe mentali, anche quelle sono messe a tacere, ma non si può, per togliere di mezzo dei difetti, entrare in un campo e farciare tutto. Troppo comodo. Bisognerebbe entrare in un campo e sradicare le erbe cattive. Ma questa capacità molti non ce l'hanno, e allora preferiscono fare come si fa con gli antibiotici. Li uccidiamo tutti, buoni o cattivi, quando ci siamo sbarazzati proprio di tutti quanti. Ecco, abbiamo fatto cosa? Avete demolito anche la parte buona che esisteva, e invece di rinforzare quella parte buona in modo che poi non patisse più l'aggressione, invece di fortificarla, voi per risolvere la questione, per esempio tra due belligeranti che non accettano la pace, buttate lì una bomba atomica che ammazzano gli uni e gli altri, e quando avete ammazzato tutti c'è la pace. Ecco, questa è la soluzione finale che l'uomo violento tenta contro i poveri cristi che, essendo stati divisi e resi fiacchi nella loro autostima, sono carne da macello. Ecco, per favore, non svalutate la vostra intelligenza, non siate timidi nella vostra intelligenza, perché ce l'avete tutti, tutti quanti. Se però arrivate a risultati che spesso non sono perfetti,
è solo a ragione di elementi posti alla base di quei ragionamenti che sono viziati, e si tratta a quel punto di entrare nella base di quei ragionamenti e inserire l'eventuale correttivo. Se di fronte a ragionamenti deviati io ho la capacità di inserire quel piccolo argomento che manca alla vostra ragione, ecco che io ho aggiunto quello che mancava alla vostra ragione, e da quel momento in poi la vostra stupenda capacità di calcolo che avete tutti finalmente tira fuori un risultato che non è più reso anomalo dal fatto che gli argomenti alla base erano anomali. Io ho fatto tutta questa digressione proprio in relazione al punto secondo il quale desidero che chi ha ricette preconfezionate su cosa è giusto, su cosa sia da farsi, su quale sia il percorso da seguire, eccetera, visto che ai risultati cui punto io non sono arrivati, per favore tacciano e non dicano l'unica via è la mia, perché quella tua unica via non ha portato ai risultati fondamentali che servono per la vita: sapere il senso della vita, sapere l'estensione della vita, sapere se siamo in un evento di cui stiamo vedendo solo il primo tempo di tanti altri tempi infiniti, sapere quale sia la nostra vera dimensione, se a fronte del nostro essere relativo esista un essere assoluto di cui siamo tutti la croce. Tante cose che se gli altri non hanno saputo trovare, per cortesia non si mettano in mezzo dicendo che l'unico metodo era il loro, perché chiaramente quell'unico metodo a questi risultati non ha portato. E riferendoci a questo risultato che noi cerchiamo, non possono essere seguiti. Quindi, per favore, togliete di mezzo tutti gli argomenti di fede che siano sempre solo gli altri avere torto, perché la ragione sta solo dalla parte vostra. Togliete di mezzo ogni tipo di fede, perché qui, in questa serie di discussioni che io farò con voi, io tratterò soltanto di verità che siano riconosciute, che siano incontestabili, che siano una tale partenza di verità dalla quale poi in via deduttiva si possano far scendere altre verità di valore meno generale, ma che siano riconoscibili e perfette se abbiamo seguito un sistema perfetto di deduzione. Ecco, passiamo a quello che io nel mio programma ho cominciato a raccontare, a esprimere con un prometto. Ho scritto: prometto a tutti di essere rigoroso nella ricerca per via deduttiva della nuova conoscenza. Essa deve partire da verità che siano assolutamente certe, comprovate e non opinabili, ossia frutto di opinione oppure frutto di fede. Era quello che vi ho detto in precedenza. Lo abbiamo già trattato e andiamo avanti. La seconda promessa che io vi ho fatto è questa: prometto che, partendo dalla unica verità che esprima in modo perfetto
il contesto assoluto, io faccia ricadere a pioggia tutti i beni materiali e dello spirito che possano ribaltare in toto tutti i giudizi dati su questo mondo reale. Ecco, prometto che partendo da una unica verità. E qui immediatamente mi ritrovo chi, proprio per partito preso, non esiste la verità, non esiste la verità assoluta, e sulla base di una pura fede si oppone a questa, che non è una idea mia, è una verità incontestabile della matematica. Infatti la condizione assoluta ha proprio nel termine assoluto qualcosa che indica la mancanza di ogni vincolo preliminare posto a base di questo ente che, se esistesse come base, non è più assoluto, perché l'ente assoluto è alla origine di ogni cosa e non deve essere secondario ad alcuna cosa determinata. Ecco, questa condizione assoluta è una delle scoperte, diciamo così, della nuova scuola italica di filosofia della fisica che io fondai a Saronno, e che la presenta, questa condizione assoluta, di verità assoluta, attraverso una formula di una potenza matematica. Una potenza matematica si poggia su due livelli. Ce n'è uno posto a base e ce n'è un altro posto come indice. Quel valore posto come indice indica quante volte la base entra in relazione con se stessa. Quante volte? Quindi, se noi dicessimo che c'è una base quantitativa, che sia per esempio 1, 2, 3, 4, noi avremmo non una condizione non legata a una determinazione, ma la base sarebbe determinata dal fatto che è 1, 2, 3, quello che vogliamo. La base non deve essere determinata, proprio perché occorre che sia una base puramente essenziale, che esprima una essenza quantitativa, esprimibile nel sistema numerico. Ecco, basta una lettera, la lettera N, che ha la capacità, proprio come lettera, di esprimere il senso, il significato, la essenza numerica di ogni possibile numero che esista. La base deve esistere, quindi la base non deve essere zero, deve esistere, quindi nella essenza numerica ci deve essere solo l'essenza di tutti i possibili numeri che esistano, e quindi escluso il numero zero. Perché se noi rendessimo la base anche come zero, noi avremmo tolto di mezzo la possibilità di determinare quella base in modo indeterminato, di determinare la essenza di quella base, seppure nel modo indeterminato, di non determinare alcun numero.
potendo far sì che sia ogni numero che si voglia, ogni, eccetto il numero che indica la essenza del numero, eccetto il numero 0. Ecco, quando noi abbiamo questa base, cosa significa? Significa che abbiamo una indeterminazione, che abbiamo determinato solo in modo essenziale. Ecco, possiamo dire di avere una base essenziale di tipo quantitativo che è in grado di assumere nelle quantità la possibile determinazione di un tutto, che sia un tutto in assoluto. In una potenza l'indice indica quante volte quella base poi entra in relazione di prodotto con se stessa. Ora, se noi abbiamo la base 0, indica che l'indice 0, ossia n elevato a 0, indica che quella base lì che esiste non esiste, perché non entra in relazione con se stessa nemmeno una volta. È lì acquattata come una energia pura in potenza di esistere, perché con n elevato a 0 noi abbiamo detto che la base n che sia in essere, eccetto lo 0, però è 0. Quindi abbiamo tolto di mezzo anche la presenza di quella, seppur solo essenziale, base numerica n. N elevato a 0 indica che quell'n non entra in relazione, ma nemmeno una volta. Non c'è. C'è, ma non c'è. Esiste in pura potenza di esistere. E questo è l'ente assoluto che esprime la pura possibilità che tutto sia espresso attraverso un sistema quantitativo e che assume la forma matematica di n elevato a 0. Quando abbiamo n elevato a 1, significa che abbiamo che cosa? La base n, che è presente una volta sola, e quindi l'esponente 1 messo sulla base n convalida la presenza di n. Per avere che esiste la base n, noi dobbiamo avere l'esponente 1, perché l'esponente 1 quantifica quante volte sia presente la base n. È presente una sola volta e noi lo vediamo, perché quando poi l'indice è 2, la base n diventa n per n e abbiamo la relazione di una combinazione di n con se stessa. Per quanti numeri noi mettiamo nel numeratore, c'è un solo ente che è sempre il solo operatore di tutta questa possibilità matematica. È sempre la base n, perché quando noi facciamo n per n per n per n per n, a seconda di quante presenze noi vediamo in n, tanto dobbiamo collocare il numero nell'indice. Quindi n elevato a 5 significa che abbiamo n che moltiplica altri 4 valori di n, e i valori di n sono 5. Capito questo? E capito che questa è la espressione determinata
di ciò che è indeterminato, possiamo avere la forza. Ciò che è assoluto è proprio quanto si contraddice nella sua determinazione. E una determinazione espressa in modo indeterminato ha la determinazione indeterminata e la indeterminazione determinata. Essendo due opposti, ecco che abbiamo una sola verità assoluta. Ecco, io ho insistito tanto su questo argomento perché questo valore qui sarà alla base di tutto il discorrere che faremo andando in avanti. Ma su questo argomento ripartiremo meglio la prossima volta, perché desidero che sia chiara una cosa: tutta la mia trattazione sarà il risultato in via deduttiva da questo quanto matematico con il quale io ho definito l'assoluto. Tutto discenderà dalla potenza di n elevato a 0 e tutto discenderà in modo deduttivo secondo tutte le regole della matematica. Tanto che, poiché la matematica è la scienza esatta che si avvale dei suoi presupposti operativi e io li rispetterò tutti, otterrò che da n elevato a 0 avremo una ricaduta di conoscenza che diventerà preziosa per tutti quanti voi se avrete la pazienza di ascoltare quello che io dirò nei prossimi colloqui.